Presidente, alla sua prima rassegna Open ha raccolto questa eredità ovviamente dal direttivo precedente, dalla governance precedente. Avete deciso di riprenderla e rilanciarla su un tema importante come quello della viabilità. Cosa vi ha convinto a ripartire con questa iniziativa? Allora, io sono sempre stato in consiglio e quindi ho sempre portato avanti questa iniziativa. Diciamo che noi abbiamo dato molto più spinta alle aziende che ci hanno sostenuto, perché era importante avere un collegamento con le aziende e quindi con la società civile, perché proprio da lì dobbiamo parlare, perché se dobbiamo parlare con la società civile deve esserci anche l'interesse della società civile. Questo è stato quello che ha colmato il fatto di riprendere l'iniziativa in mano e di proseguirla con maggiore forza. La tematica era di interesse e quindi le iniziative sono accorse per completare in modo anche economico quello che era l'iniziativa. Un'iniziativa che non riguarda solo i veicoli, ma riguarda la mobilità, il rumore, insomma tutto quello che circonda la mobilità sotto diversi aspetti. Questo è stato il punto di forza di un'iniziativa che, quando si parla di veicoli, si parla solo del mezzo a quattro ruote, ma comprende diversi veicoli, diversi punti di vista, e che quindi ha saputo raccogliere l'interesse di diverse aziende, istituzioni e società civile in generale. Pochi minuti fa lei ha sottolineato alla collega, a questo punto, e assessore Ilaria Segala, che la città necessita di un piano serio di viabilità sostenibile. Cosa intende con questo? Allora, in alcune città ci esiste un piano per la mobilità elettrica, che è un qualcosa di specifico, dove, diciamo, la mobilità elettrica viene organizzata da un punto di vista strategico e vengono date, diciamo, maggiori possibilità a chi viaggia con i veicoli elettrici di muoversi all'interno della città, perché ovviamente l'incentivo per acquistare un veicolo elettrico non è solo quello economico, anche la possibilità di avere maggiori agevolazioni. Quindi possiamo pensare di utilizzare autobus, magari elettrici, ma anche di utilizzare veicoli che mi permettono di entrare in città in zona ZTL senza avere vincoli di orari, perché utilizzo un veicolo, diciamo, sostenibile, che non inquina. Ovviamente questo è possibile in questo momento perché la mobilità elettrica riguarderebbe un ristretto numero di veicoli. In futuro ovviamente andrà regolamentata in maniera diversa, però al momento, per incentivarlo, magari servono delle agevolazioni oltre a quelli economici. Proprio questa mattina, quasi per coincidenza, è stato presentato il progetto Electrify Verona, la collaborazione tra Comune, AGSM e Volkswagen, che sembra andare proprio in questa direzione. Potrebbe essere un primo passo verso la direzione che ricorda lei, che auspica lei. Questo, diciamo, AGSM è un nostro sponsor e quindi sappiamo che loro credono nella mobilità elettrica, anche perché fa parte del loro core business. E partire dalla, diciamo, disponibilità di fornitura, quindi di carburante e quindi energia elettrica, è la cosa fondamentale per poter incominciare a vedere più veicoli elettrici girare per la città. E quindi ben venga l'iniziativa di AGSM, che è stata, diciamo, lungimirante in questo senso. Un'ultimissima domanda: l'ordine degli ingegneri negli ultimi anni, tra gli ordini professionali, è stato tra quelli che si è aperto di più alla città. Ovviamente anche il nome Open deriva da questo. Considera positiva appunto questa apertura, questa vicinanza anche ai non addetti ai lavori? Tutto ciò che ci permette di essere in collegamento con la città è, diciamo, positivo. L'importante è che lo si faccia parlando dei nostri temi e che questi lasciano un segno alla società, altrimenti avrebbe anche poco senso farlo.